Bentrovati a tutti voi ad un nuovo appuntamento con Cosa succede in città, la trasmissione di informazione e approfondimento a cura dell'ufficio stampa del Comune di Prato. Anche quest'anno il Prato Festival di Natale presenta tante proposte tra concerti, teatro, cinema per grandi e piccini. È stata presentata oggi l'edizione 2014 del Prato Festival di Natale, la rassegna di eventi organizzata dall'assessorato alla cultura del Comune, che anche quest'anno propone un programma ricco e vario, pensato in sinergia con le istituzioni e associazioni culturali della città. Tantissimi gli appuntamenti ad ingresso libero o a prezzo comunque contenuto che compongono il cartellone. Ecco quali sono i principali. Le due novità a cui teniamo di più sono uno spettacolo in carcere, un concerto in carcere e un concerto all'ospedale Santo Stefano per tutti quelli che lo frequentano. Peppe Voltarelli in carcere, la camerata strumentale all'ospedale di Santo Stefano e poi Giovanni Lindo Ferretti, la New York Jazz Ska Orchestra, se mi riesce, Renzo Rubino e tanti altri. È un Natale che inizia il 1° dicembre con una proiezione di un film bellissimo, Io sto con la sposa al terminale, e finisce il 10 gennaio con un'altra proiezione al Cinema Eden, Il sogno di Esma. Due gli eventi che erano già stati annunciati: Francesco Nuti, Andata, caduta e ritorno, dedicato alla vita e alla carriera dell'artista pratese, in prima nazionale il 29 e 30 dicembre alle 21:15 al Teatro Metastasio. E il concerto spettacolo dell'artista calabrese Beppe Voltarelli, il 12 dicembre alle 20:30 nel carcere della Dogaia. La novità assoluta di questa edizione del Festival è la camerata strumentale Città di Prato in trasferta al nuovo ospedale Santo Stefano. Il 10 dicembre alle 18 l'orchestra cittadina diretta da Filippo Maria Bressan suonerà nella hall dell'ospedale per portare un messaggio di speranza e buon augurio per il nuovo anno. Abbiamo provato a coprire il territorio di tutta la città. Andiamo alla Pieve di San Pietro a Filline, andiamo alla Pieve di San Giusto, andiamo per l'appunto in carcere, in ospedale, andiamo al Camarillo in via San Fabiano. È un tentativo che corrisponde a un'idea dell'amministrazione da qui ai prossimi 4 anni e mezzo ormai. L'appuntamento con la camerata si rinnoverà poi il 31 dicembre nell'ormai tradizionale concerto di San Silvestro al Politeama, con un eccezionale omaggio a Cole Porter e brani dedicati a celebri musicals. Per la musica d'autore, il 16 dicembre il Metastasio vedrà il ritorno di Giovanni Lindo Ferretti con A Cuor Contento, spettacolo che raccoglie le canzoni del suo repertorio solista e quelle dei CCCP, Fedeli alla Linea e CSI. Due appuntamenti anche nella ex chiesa di San Giovanni, lo spazio dietro il castello dell'imperatore recentemente restaurato e gestito da Fonderia Cult'Art, dove il 6 dicembre alle 21:30 il cantautore Andrea Chimenti porterà sul palco oltre 20 anni di atmosfere, sentimenti e parole, raccontati in musica. Mentre il 13 dicembre, sempre alle 21:30, sarà la volta del cantautore e polistrumentista De Niro, nella sua unica data invernale in Toscana. L'ingresso è libero. E direttamente dalla Grande Mela, il 23 dicembre alle 21:15 approderà sul palco del Politeama la New York Ska Jazz Ensemble. Musicisti eccezionali e pionieri dello ska jazz, il loro stile è stato imitato da migliaia di gruppi in tutto il mondo. Incredibili e coinvolgenti nelle loro performance dal vivo, attraggono ascoltatori di ogni età ed estrazione. Il 1° gennaio alle 17 ritorna l'appuntamento con il gospel di Capodanno al Metastasio all'interno del Toscana Gospel Festival. Quest'anno saranno sul palco i Focus Sound of Victory, provenienti dal South Carolina. Gli eventi si chiudono il 5 gennaio alle 21:30 con il concerto di Renzo Rubino, pronto ad infiammare la platea con l'energia della sua musica e a incantare con la poesia dei suoi testi. Sarai vicino a me.
ma sono davvero tanti gli appuntamenti per vivere in allegria il Natale a Prato tra i concerti nelle piazze e nelle chiese di tutto il territorio, circoscrizioni comprese. Con teatro, cinema e occasioni di gioco per i bambini tra letture animate, laboratori e cartoni animati. Abbiamo provato semplicemente a creare una relazione più stabile proprio con il festival, indipendentemente dai singoli appuntamenti dei quali peraltro siamo orgogliosi. Ci piacerebbe che i pratesi, e non soltanto i pratesi, andassero al Prato Festival quasi indipendentemente da quale fosse l'offerta del giorno, diciamo così. Tutte le info saranno consultabili su www.pratofestival.it a partire dal 17 novembre. All'insegna dell'inclusione e dello stare bene in classe torna per il terzo anno consecutivo il progetto dedicato all'autismo a scuola. Torna per il terzo anno il progetto L'autismo a scuola, l'iniziativa promossa dal Servizio Pubblica Istruzione del Comune per aumentare la consapevolezza degli istituti scolastici nei confronti del disturbo e sostenere i docenti nella realizzazione dei piani educativi. Il percorso punta ad impedire l'isolamento dei bambini e dei ragazzi autistici verso una reale crescita del gruppo classe. Negli ultimi due anni scolastici, il progetto L'autismo a scuola ha permesso di formare oltre 250 insegnanti. È un progetto che in questi due anni ha consentito la formazione di tante insegnanti, sia di sostegno che curricolari. E questa è stata un'importante risorsa per la città, perché ha veramente permesso di diffondere una sensibilizzazione, una formazione nei confronti dell'autismo. Presentava delle criticità, delle debolezze, il percorso di inserimento degli alunni, soprattutto a passare poi dalla scuola media alla scuola secondaria di secondo grado. Quindi noi abbiamo pensato di focalizzare ancora di più il percorso di inclusione di alcuni alunni in questo momento di passaggio. Gli alunni con diagnosi di autismo che frequentano le strutture della provincia di Prato sono circa 50 e negli ultimi 15-20 anni nel nostro territorio i disturbi autistici sono cresciuti del 600%. Il problema principale di una persona con un disturbo autistico è proprio nell'interazione sociale, cioè nel comunicare, nel seguire il flusso delle comunicazioni e soprattutto nel mantenere un livello di interazione continuativo. I ragazzi autistici funzionano molto meglio con le persone che conoscono, cioè più una persona è familiare e più queste difficoltà si attenuano. Quindi già nell'ambito appunto della famiglia in genere anche il livello di comunicazione è molto molto migliore, o di adattamento o di manifestazione di interesse. Cioè, per loro è importantissimo riuscire a prevedere quello che succederà, perché se riescono a anticipare quello che accadrà possono predisporsi e quindi non avere sorprese, li mandano in tilt. Nel corso di questo anno scolastico saranno realizzati dei piani educativi per 4 classi con presenza di studenti con autismo. Gli istituti comprensivi Gandhi, Lippi e Puddu per le medie e il liceo pedagogico e di scienze umane Rodari per le scuole superiori. Saranno coinvolti gli insegnanti di classe e di sostegno attraverso una serie di incontri in cui verranno affrontate diverse tematiche legate alla socializzazione dell'alunno e alle corrette strategie di inclusione da mettere a punto in aula. I 4 consigli di classe lavoreranno in team, affiancati da esperti e terapisti. Auspichiamo, speriamo che questo lavoro di collaborazione dell'intero team docenti che lavora nella classe possa cambiare il contesto classe, possa creare tutte quelle opportunità maggiormente favorevoli, più attente, più vicine alla tipicità del caso, perché ogni bambino autistico presenta delle opportunità e delle fragilità che sono specifiche. Più lavoriamo in dettaglio coinvolgendo tutti, più possiamo rispondere al meglio.
È prevista inoltre la costituzione di forum, gruppi di lavoro per la scuola dell'infanzia e primaria, a cui seguirà, per concludere, una lezione magistrale, in cui fare il punto della situazione e diffondere ulteriormente le linee guida sull'approccio, l'inserimento e l'integrazione dei soggetti autistici nella scuola. E con questo è tutto per oggi, grazie della vostra attenzione e vi lascio alla nostra rubrica degli appuntamenti per il fine settimana. Arrivederci! Sabato 8, match di improvvisazione teatrale, alle 21.30 a Officina Giovani, in Piazza dei Macelli 4. Sabato 8 e domenica 9, festa d'autunno al Canile di Prato, con mercatino e merenda. Il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, la domenica dalle 10 alle 17, in via Argine del Calice, Casale. Domenica 9, fiera del libro, mostra mercato di libri antichi ed esauriti, dalle 9 alle 18 in piazza Lippi. Domenica 9, la fierucola delle bigonge, agricoltura biologica e artigianato tipico, dalle 9 alle 19 in piazza Santa Maria in Castello e piazza Sant'Antonino.